Rettore, dicembre è anche un momento di consuntivo. Diciamo che l'annata è andata abbastanza bene. Sì, diciamo che è partita bene e si è conclusa meno bene a settembre, però l'obiettivo era di tornare alla vittoria dopo 5 anni, quello l'abbiamo fatto. Stiamo lavorando tanto per cercare di non lasciare niente per strada e ci apprestiamo a un intenso inverno pieno di allenamenti, poi vedremo in primavera. L'annata comunque non è finita, dicembre pieno di appuntamenti per il quartiere biancoverde. Sì, oggi abbiamo il 30 novembre, abbiamo celebrato Sant'Andrea Apostolo alla presenza del nostro vescovo, Sua Eccellenza Andrea Migliavacca, che ha celebrato la Santissima Messa. Per noi è stato un appuntamento ancora più importante del solito. 37 anni che facciamo questa Santa Messa di Sant'Andrea Apostolo e speriamo che ci sia l'auspicio di fare il bis, perché quando nel 2003 è stata celebrata dall'allora vescovo Gualtiero Bassetti, poi il giugno successivo abbiamo vinto, quindi speriamo che si ripeta questo doppione. A parte questo, poi delle iniziative anche sotto Natale. Sì, no, abbiamo il battesimo del quartierista sabato 2 dicembre e la cena del patrono in serata. E poi abbiamo la cena degli auguri con i figuranti e collaboratori che sarà il 16 di dicembre, le classiche tombole natalizie e cenoni fine anno. Ecco, è stata un'annata un po' triste, vedendo dove ci troviamo non può non venire a mente la figura di Don Sergio che per tanti anni è stato qui, anche partecipe delle iniziative religiose di Porta Sant'Andrea e che poi è venuto a mancare qualche tempo fa. Sì, siamo dispiaciuti di questo, siamo andati anche con una delegazione a trovarlo e devo dire che è sempre stata una persona con cui si poteva parlare tranquillamente, serenamente, ascoltava tutti e molto vicino al quartiere. Gianni, esattamente un anno fa eri in trasmissione da me, si parlava delle iniziative relative alla festa del Santo a livello di anno del 2022. Auspicavi all'epoca che poi il vescovo Migliavacca avrebbe partecipato in futuro a tutte le iniziative del quartiere, a partire proprio anche dalla festa del patrono. Oggi eccoci qua con il vescovo Migliavacca. Sì, infatti era una nostra volontà quello. Abbiamo un vescovo che si chiama Andrea come il nostro santo e quindi ci è sembrato giusto invitarlo proprio a celebrare la festa di Sant'Andrea Apostolo, che è il nome del nostro vescovo, ma anche il nome della porta che dava il nome al quartiere. Quindi è stata questa la nostra volontà, devo dire, ha subito accettato volentieri e ci ha fatto molto piacere. Il vescovo Andrea ha ricordato a fine celebrazione che ha portato anche bene ai colori bianco-verdi, la prima giostra a cui ha assistito, subito vittoria. Sì, effettivamente è stata una circostanza che avevamo notato tutti, ne avevamo parlato con lui per San Donato, che la prima giostra che ha visto l'ha vinta il quartiere che porta il nome del vescovo. Questo ci ha fatto piacere vincere e ci ha fatto piacere che lui avesse partecipato con noi. Lui ci aveva promesso, non era potuto essere presente alla cena della vittoria, ma ci promise che alla prima occasione sarebbe venuto. Io gli dissi subito: guardi, dico, esce il 30 novembre, che è di giovedì, Sant'Andrea, facciamo una messa come sempre da 37 anni a Sant'Agostino e ci farebbe piacere fosse presente. E lui ci disse: ricordatemelo che vengo, e infatti ha mantenuto la parola. Vescovo Andrea, innanzitutto auguri, buon onomastico e poi dicembre è un momento di consuntivo. Che somme tiriamo in questo primo anno del vescovo Andrea ad Arezzo, soprattutto nei rapporti con la giostra del Saracino? Ho scoperto la vitalità dei quartieri, perché c'è la passione di quando si fa la giostra del Saracino, ma poi c'è la vita delle settimane che lo precedono, che lo preparano, che vogliono dire vita di quartiere. Allora questo significa incontro, amicizia, conoscenza, presenza dei giovani, per cui ci sono delle potenzialità importanti che nei quartieri vanno vissute. Ecco, oggi Sant'Andrea, qualche giorno fa San Martino, ricordiamo anche i Santi Lorentino e Piergentino, San Jacopo, però poi il 15 febbraio tutti dalla mamma degli Aretini ad onorare la Madonna del Conforto. Certo, lo sguardo a questi santi e poi il ritrovarci tutti da Maria, Madonna del Conforto, significa, richiama un dono per la vita dei quartieri, perché vuol dire un invito ad aprire l'orizzonte della propria vita scoprendo la guida, la presenza di Dio, io direi così, scoprendo
la vita, il dono della vita che ci è data.